Sì, ho avuto quell'occasione, c'è un po' di rammarico, ti dico la verità, perché potevo fare meglio, però dai, va bene comunque dare una continuità di risultati, era una partita difficile, siamo stati bravi, intelligenti a capire i momenti delle partite, purtroppo c'è stato quel gol, un po' così da parte del Perugia, però andiamo avanti. Senza ombra di dubbio, la miglior partita quest'anno di Matteo Ceofani col Pescara, sei d'accordo? Sì, una buona partita, ti ripeto, se riuscivo a segnare sarebbe stata perfetta. Mi alleno bene, insomma, con continuità, con serietà e quando il mister mi chiama cerco di farmi trovare pronto. Non hai segnato però, dagli spalti non siamo riusciti a vedere bene se hai salvato un gol fatto o se ha preso il palo. Raccontaci un po' lì su Sgarbi. Sì, ho salvato una palla sulla linea Quindi hai quasi che segnato. ho quasi segnato, dai. Sì, Com'è ho salvato. stata? C'è stata questa spizzata sul primo palo che ha attraversato tutta l'area di rigore, poi non so, c'era Sgarbi e Perrotta che se la contendevano, qualcuno l'ha toccata e la palla stava entrando, io ero lì sulla linea di porta e meno male che ero lì. Dopo la sconfitta di Ascoli, i tifosi si aspettavano la vittoria oggi con il Perugia. Avete giocato buoni 60 minuti, poi nella seconda parte della ripresa, non so se sei d'accordo, c'è stato un calo evidente del Pescara, anche fisico probabilmente. Sì, tutti volevamo la vittoria. Abbiamo giocato una buona partita, ripeto, con intelligenza. Ci sono stati momenti dove abbiamo pressato alto e dei momenti dove siamo stati lì a difenderci perché comunque loro avevano un buon possesso palla. Potevamo sfruttare sicuramente la superiorità numerica negli ultimi minuti e ci è mancata la stoccata. Un'ultima cosa ti chiedo, Matteo, da parte mia, se secondo te questo punto vale un pochetto di più rispetto a un classico pareggio in chiave playoff? Beh, sicuramente è un punto contro una squadra che sta lottando per il nostro stesso obiettivo, è dietro in classifica, quindi resta dietro in classifica e è buono tenerla dietro. Matteo, nonostante il pareggio, a fine partita siete andati sotto la curva, correggimi se sbaglio, è venuto sotto la curva anche il tecnico Pillon. Sì, eravamo tutti sotto la curva, come abbiamo detto più volte in queste settimane, anche i miei compagni, c'è un rapporto speciale Però per quest'anno. la prima volta quest'anno anche il tecnico è venuto sotto la curva nord. Siete più attenti voi a queste cose, io non ci ho mai fatto caso. Comunque, niente, ci hanno applaudito, si vede che c'è qualcosa tra noi e loro e speriamo di dargli una gioia. Proposito, Daniel sta segnando tanto in Serie Dani, ha sofferto tanto e si sta riprendendo quello che sa fare meglio, insomma. A. Va bene, grazie. Complimenti a Matteo Ciofani.